Ho un attimino perso il conto. Buongiorno amici. Quest'anno abbiamo deciso di battere il record di panettoni ricevuti prima di Natale. L'anno prossimo penso che metterò su un e-commerce di panettoni regalati. Nel senso che però prima di venderli li devo assaggiare tutti, quindi verranno venduti senza una fetta. Questo sarà l'unica decorazione natalizia che siamo riusciti a recuperare quest'anno. Gli abbiamo dato un nome. E l'indizio che rifacciamo i biscotti di Natale. Grazie Franci per questa prima persona plurale, io non farò una mazza di niente oggi. Giano deve riprendere tutto. Sarà il piccolo aiutante di Franci. Questo non è un video sui biscotti di Natale, ma è un'esercitazione militare. Perché alla fine della giornata voi vi ritroverete sommersi di burro, farina, teglia in forno e volete dire: perché mi sono infilato a fare quest'idea del cavolo di regalare i biscotti di Natale a parenti e amici che manco mi stanno simpatici. Hai preso appunti? Sì. Penso che da lì non vedano niente. Ma meglio, perché così protetto da copyright, non è che potete copiare così. No, adesso glielo inquadro. Io vi darò tutte le istruzioni per sopravvivere. Addirittura, cos'è, un video post-apocalittico dove la gente sopravvive con i tuoi biscotti? C'è un'invasione zombie e improvvisamente, grazie ai biscotti di Franci, l'umanità si salva. Esatto. Fase numero uno, importantissima. Che la conosci anche tu, vero Giano? Non la dico per non metterti in ombra, diciamo così. Stilare tutta la lista degli ingredienti. Quindi per questa ricetta avrete bisogno di... Non ne ho la più pallida idea. Prendete tutte le ricette di biscotti che volete fare, vi fate una colonnina con farina, burro, zucchero, uova, frutta secca, frutta, e vi fate tutto il totalone, ok? E andate al supermercato e sapete esattamente la quantità per ogni ingrediente che dovete comprare. Giuro che una volta che avete fatto la lista, non avete ancora iniziato niente, i cazzi devono ancora arrivare, però è un buon modo per evitare di incasinarsi. Ma tu passerai tutto il video a bere? Sì. Quando finisco questo lo refillo. Si vede, ragazzi, che sono interessatissimo ai biscotti di Natale. Ma in questa fantastica casa, tutta in acciaio che sembra una sala operatoria, alcuni hanno detto, ma dissento. Dov'è il frigorifero? Eccolo qua. Questa è un'inquadratura molto intima. Ragazzi, vi stiamo facendo entrare nel nostro frigorifero, non so se vi rendete conto. Esatto. È ancora vagamente decoroso. Cioè, un po' come quando gli amici vi invitano a casa loro e vi chiedono di togliervi le scarpe. Fatemi sapere nei commenti a quanti di voi dà fastidio questa cosa, di togliersi le scarpe in casa degli amici. Così. No, che poi i nostri amici ora vedono il video. No, io non ho detto che mi dà fastidio, ho detto fatemi sapere voi quanto vi dà fastidio. Io adoro togliermi le scarpe a casa degli amici. Attenzione! La dispensa segreta. La domanda è, ma avrò comprato abbastanza zucchero? È il momento di legarsi i capelli. Devo farlo anch'io? Mettersi il grembiule. Fare i mucchietti di ingredienti per ogni ricetta, così andate come dei fulmini. Zoom, via come dei fulmini. Mi sento totalmente inutile, ragazzi, in questa ricetta. Cosa volete che vi racconti oggi? Tu potresti pesare. Ma io non posso fare come i vecchietti che girano attorno alla cucina dicendoti come avresti dovuto fare le cose con le mani dietro la schiena. Sarà mica il modo di fare quella roba lì, eh. Ai miei tempi c'era... Innanzitutto un po' di rispetto per chi ha fatto la guerra. Dai, che bisogna essere veloci. Veloci! Prendo la farina, sono capace. Trova un altro pacco di farina come questo. Vai, non posso avere un compito un po' più facile, non so dove... Dai, cercalo lì dentro. La farina, direi che qua non c'è. Evidentemente non può essere qui. Potrebbe essere... Eccola qua. E questa, Franci? Bravo. Grande. Cosa faccio? Butta la carta e la plastica. Butta la carta. Dammi dei compiti un po' più complicati. Prendimi una ciotolina colorata. Vai che là! Veloce! Burro. Peso io. Ah no, guarda, ci vogliono 125 grammi di burro. Perfetto, non serve proprio a niente oggi. Sono già da 125. Ma siamo una squadra fortissima, te lo dico. Quando... Sì, mi. Ragazzi, ma gli appunti di Franci, che tutto il mondo ci invidia. Volete sapere cosa c'è scritto nel... No, che sono informazioni riservate. Non si può? No. Strictly confidential. Mi sono dimenticata di comprare lo zucchero. Facciamo i biscotti per i magri, che tanto sono tutti grassi. Facciamo un po' di body shaming verso la community, eh. Una mattinata buttata via a pesare zucchero. Mettere due tuorli qui dentro. Uso quelle vecchie scadute.
Non ci sono uova scadute. Non ci sono uova scadute. Era una domanda tra cobbetto. È molto importante che non vada qui dentro neanche un pezzo di rosso, perché sennò mi rovini la ricetta. Quindi mi... Sì, ma devi stare calma, non si può lavorare in queste condizioni però, Ma vi sembra normale che uno si metta a lavorare sui fuochi? Sì, mi metterò a lavorare sul divano allora. Se mi fai cadere del rosso lì dentro... Sono squalificato. Il bianco dentro il bicchiere... Sì, ma non sono stronzo, penso di aver capito. Ho dato dimostrazione delle mie doti di separatore di uova. Devi pesare 100 grammi di burro e 100 grammi di burro. Ti do, visto che non ho più piattini, un pezzo di... Vabbè, la fallo tu. Però aspetta, non vuoi mica appoggiare la roba lì sopra? Secondo te? Sono mica uno Zulu, 52, un po' lontano dal risultato. Si vede che peso burri tutti i giorni. 86, 91, 97. Come quando fai benzina, 99. 100. Perché hai comprato la pellicola trasparente di Peter Griffin? Che qua ci metto 20 anni a tirar fuori. Mi sono dimenticata di comprare lo zucchero. Potresti andarmi a comprare un chilo di zucchero bianco. Non so come mai non mi hanno comprato lo zucchero alla fine. Ma chi non ti ha comprato lo zucchero? Stai delegando qualcun altro a farti la spesa? Come al solito devo risolverla io. Una cosa serve per fare i biscotti, lo zucchero. Allora, non lo sto trovando lo zucchero, ma non posso mica chiedere a un commesso. Sarebbe un po' una sconfitta. Trovato. Sante casse veloci. Missione zucchero compiuta. Noto che a fine 2023 è ancora pieno di gente che paga la spesa alle casse tradizionali anziché a quelle veloci. Un po' come quando andate al casello e tutti quanti vogliono pagare con le monetine. Non parlo solo di anziani, c'è anche un sacco di gente giovane. E meno male che ci sono, io li ringrazio perché così ci metto un secondo a comprare il mio zucchero. La tecnologia fa ancora un sacco paura, ragazzi. Zucchero. Franci, come andiamo? Siamo pronti? Si mangia? Franci è dalle ore 9 che sta pesando ingredienti. No, ma poi vedete che alla fine abbiamo pesato... Ho pesato 8 impasti. Primo impasto, sablé alle fleur de sel, che tra l'altro abbiamo già fatto, ma sono sempre una bomba. Ridimmi fleur de sel. Fleur de sel. Secondo impasto, biscotti croccanti alle mandorle, a cui poi bisognerà aggiungere un po' di marmellatine varie. Biscotti limone e polenta. Biscotti al burro d'arachidi. Questo è con i cranberries e il pistacchio. Riutilizzo dei bianchi d'uovo, perché a un certo punto dite, ok, fai i biscotti con i tuorli, ma con i bianchi cosa ci fai? Minchia Franci, sei troppo zero waste. Questi qua sono pazzeschi. Ho già fatto una prova. Li ho fatti ieri con le noci, oggi li facciamo con le mandorle. Questi sono quelli ragazzi che abbiamo comprato e che dopo tireremo fuori dicendo ma noi ce l'abbiamo già fatto. Questo lo vedrete, sarà una roba assurda. Ultimo, le stelline che se riusciremo decoreremo con lo zucchero a velo. Sembra una giornata in salita, lo è. Tu vuoi battere il record di video più lungo del nostro canale con la ricetta dei biscotti di Natale? No, perché adesso tu velocizzerai tutte le preparazioni. Adesso in fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preparazioni. Sì, a un certo punto vi sembrerà che la vostra planetaria stia per esplodere. È tutto giusto. Vai Franci, non mollare. No, ma non lo devi far vedere questa cosa qua. Scoperto l'arcano. In pratica questi due pezzettini di metallo laterali devono essere messi in corrispondenza di questi buchi. Donna, meno male che ci sono qua io. Non saprò fare i biscotti, ma so svitare una planetaria. Questo è un impasto che si fa sul fuoco. Zucchero, acqua, burro e cannella. Ragazzi, mandateci i vostri indirizzi perché siamo tranquillamente in grado di mandare un pacco di biscotti a ciascuno di voi. Dicendo Franci della pellicola trasparente fuori onda che ti piace tantissimo e che funziona benissimo. Oh.
Mi piacerebbe dirvi che tutte le ricette ve le lasciamo in descrizione, ma Franci ha ben deciso di fare 8 ricette diverse di biscotti, quindi... Quali sono le ricette? Donna High, un numero pazzesco. Basta, perché Donna High non ci paga, basta. Ma Donna High non lo fa neanche più la sempre ottima Sigrid Verbert. E poi ce n'è una di Bill Granger. Pensavo di Bill Gates. No, che è quella che andremo ad affrontare dopo. Farina tac. Una puntina di lievito e le mandorle. Tac. Giano, vai a vedere se ci abbiamo delle altre mandorle scaglie. Prima si fa così. Dai! E si bisogna amalgamare bene. Avevi bisogno di altri 15 grammi di mandorle. Devo andare a comprare? No, devi andare in dispensa. Ah, meno male. Vai veloce. Ma perché impazzisce come la maionese? No, è che poi... Madonna, che pappone di Bobby che hai fatto. Ha una consistenza pazzesca. Una bella cenetta per Bobby. Un mastino palermitano. Guarda, caramelle, che... liquirizia. Ma è meraviglioso. Direi solo che è la cosa più bella che esiste in natura. Ok, avete solo bisogno ora di un bicchiere, tipo. Lo bevemo. Mettendolo in frigo, questo composto si compatterà e voi lo andrete a tutti gli effetti ad affettare. Mettete i vostri 5 impasti nel frigo. Ma come, non erano 8 le ricette? Sì, ma 5 vanno in frigo e 3 sono espresse. 1, 2, 3, 4 e questo qua nel Tupperware. 5. Che la maratona dei biscotti stiamo facendo adesso. Raga, si incomincia a infornare e a fare le formine. Spostiamo il set. 2 teglie, così mentre ne prepari una, l'altra sta cuocendo in forno. Minchia, sei troppo la numero uno. Formine, vieni a scegliere. Cioè, in realtà non sceglierai niente perché... Perché sono anni che non scelgo niente. Cari sposter set, di quali formine disponiamo? Faremo solo stelline. Bene. Di varie dimensioni. Meglio. Fiocco di neve e stelline di varie dimensioni. Sta diventando un docufilm, lo sai, sì. Aspetta! È come nevica! Prendiamo un pezzettino di impasto. E adesso via di mattarello. A me mandorle, spezie e tutte quelle cose natalizie mi fanno impazzire. Guarda che bellino! E andiamo a fare le stelline. Io ho questa tecnica che me le appoggio in mano. Diciamo che più le fate piccoline, più sono carine, più sono una grandissima rottura di palle da decorare. Forno statico, 150 gradi, 10-15 minuti, dategli sempre un occhio. E voilà! Stelline sfornate. Profumo c'è, la ricetta diceva che si induriscono nella teglia. Questo è il classico impasto biscotto. Biscotto vuol dire cotto due volte, si fanno 2 filoncini e si cuociono una prima volta a 160 gradi per 30-35 minuti, poi si affettano fini fini e si rinfornano. Sembra complicato, Giano, tu sei con ed noi. Ed è complicato. No. Per me, raga, è complicato. Il filoncino glielo metto nel sacchetto. E tutti vi diranno, ma come li avete fatti? E voi direte, abbiamo visto il video di Giano e Franci. Portiamo a 160. Inforniamo per 30-35 minuti. Lo facciamo raffreddare un attimo, lo tagliamo a fettine sottili sottili e lo reinforniamo nuovamente. Guarda già che bella sezione. E ora tornano in forno per altri 10 minuti. Facciamo l'ultimo impasto, Gianni. Ma come? Già l'ultimo? Facciamone altri 6 o 7. Ci si sta divertendo a manetta, ragazzi. A un certo punto voi penserete, ma a me chi me lo ha fatto fare? Ma io infatti lo penso dal minuto 1. Voi direte, ma come, non hai fatto una mazza? Vero, ma sono comunque provato. Questo è l'ultimo impasto. Bisogna... Ma tipo per sempre, nel senso
perché sempre. Non li faremo mai. Bisogna incorporare la farina di mandorle, di noci, un po' quello che più vi aggrada, piano piano, dall'alto verso il basso. Dopo che hai incorporato la farina, piano piano incorpori anche lo zucchero e poi aggiungi 2-3 cucchiai di farina. Che ci si ammazza dalla noia questa ricetta comunque. Ma no, ma ho capito, ma tanto tu velocizzerai. Poi quando lo mangerai non sarai per niente annoiato, no? Pensate, oh, ci si ammazza dalla noia. Un po' ci si ammazza dalla noia. Allora, solo ricette di barbecue su questo canale. Sì! Mescolando, si è nuovamente riformata una palletta che perde pezzi. Momento Kenel. Franci, che sono le Kenel? Oh, le pallette. Delle pallette fatte carine. Con i cucchiai. 180 gradi, 10-15 minuti. Quando sentite un buon profumo che viene dal forno, tendenzialmente è un indizio che è ora di tirare fuori i biscotti. Siccome Franci mi ha dato carta bianca nella scelta delle formine, i prossimi biscotti li faremo... Saranno infantili. Con l'omone. Ma quello dovrebbe essere un omone di pan di zenzero, Gianni. E suo figlio, l'omino. Voglio questi qua. Fammi di omone. Guarda quello bello grassottello. E poi gli facciamo tanti figli. E poi tanti figli, certo. Oh. Va come campeggia. Sembra più un fantasma con le braccia. Sembra tante cose, diciamo così. Questi li andiamo a riempire di marmellata. Biscotti numero uno, sfornata numero due. Allora, te ho un'idea pazzesca. Metto sull'acqua della pasta. Ma no. Sono le tre. Bellissimo, no. Questo mondo fatato di biscotti, eh. No, dobbiamo fare la... Niente. Terza tipologia di biscotti. Che li sto odiando sti biscotti. Sforniamo gli omini di Fleur de Sel. Va come fiero. Se tu mi fai un omino grande e un omino piccolo, questo cuoce tanto e questo rimane più indietro di cottura. 174esimo impasto. Questi sono con il burro di arachidi. E poi, come si fa a far raffreddare velocemente la teglia, porca miseria? Vado un attimo in balcone con la teglia. Ok, si è raffreddata la teglia. Cambio pila perché giustamente anche le macchine non ce la fanno più. Dai! La cosa carina è che adesso li decoriamo con le mandorle. Wow! È inutile che fai il sarcastico perché poi quando... Li mangerai. Soprattutto questi qua col burro di arachnidi. Sarai particolarmente felice. Quarto biscotto. L'omone triste e l'omone allegro. È la volta del fungo. Poi abbiamo finito le idee. Siamo giunti, stremati, all'ultimo impasto che andiamo ad affettare sottilmente. Biscotti al burro di arachidi, biscottini limone polenta a forma di fungo. Ho un attimino perso il conto. Questi hanno una forma brutta, ma in realtà queste mandorline che vedete qua sono spaziali. Al loro interno c'è l'acqua e questa cosa qua li renderà super super croccanti. Secondo me regalare biscotti a Natale è una figata pazzesca. Siamo forse arrivati alla fine. Ragazzi, se volete ammazzarvi di fatica, non fate le maratone, fate i biscotti, fate le maratone di biscotti magari. Bene, quindi noi vi auguriamo buone feste a voi e ai vostri cari, anzi a voi e a tutta la vostra famiglia. Merry Christian. E quindi in realtà vi auguriamo buone feste, ma ci vediamo domenica prossima, eh. Vuoi andare a fare una psh là davanti? Ready. Steady. Cos'è che ci fa un'alce rossa? Devi dire go, di go. Go. No, io ho detto ready, steady, e così riesci a montare go forte. Dai, fidati, di go. Go. Tu hai detto ready fuori campo, io ho detto steady. Cosa devo dire? Devi dirlo in camera, go. Go. Aspetta che non siamo più centrati, Là, non siamo più centrati. Sì, siamo centrati, okay. Mi vedo, quello sono io. Allora, dai. Adesso... Via! No, spegni lì? Spegni. Bene, oggi vi parleremo di questo nuovo mobile. Aspetta. Questi video di cucina sono semplicemente una scusa per fare pubblicità ai mobili della nostra casa. No, non lo dire, che poi pensano veramente che è così. Cioè, loro pensano tutto quello che diciamo? Sì, ma inquadrami mentre tiro fuori robe. Perché c'è la roba di Donna Ai qua? Perché è da dove io prendo le ricette, mica me le sono inventate. Però devi cambiare inquadratura, secondo me, perché se... Cos'hai finito di fare tutto sto casino coi sacchetti? Sei tu e la tua faccia. Come posso dire? Ma di con parole tue. Compra una vocale. Elbi, stai calmo. Tanto non li faccio tutti gli impasti, nel senso che li ho cucinati. Però poi... No. Sto cappuccio qua, sto cazzo. Perché scegli sti vestiti? Oh, ridillo di nuovo, perché ho sputato mentre... Buone feste.
Devi tenere premuto, tanto premuto. Forse adesso si spegne. Devi tenere premuto, togli il ditino. Sì, però devi aspettare prima di rimetterlo. Ma stiamo qua tutto il giorno. Non posso fare psh, perché è troppo distante. Scusa.